Eccoci qua nuovamente insieme, ben ritrovati, buona domenica, benvenuti. Oggi è domenica, vediamo un po', 6 dicembre 2020, il ben ritrovati nella puntata di Radio Show, come sempre in collaborazione con i miei cari amici, che saluto come sempre nella nostra vidiata laggiù nella stazione, Isabel, saluto e comunque ringrazio altri collaboratori, e sono la Lusmail, saluto Domenico Ferreri, come sempre saluto e ringrazio Svevo Caffè, il buon caffè da bere e da gustare, ne parleremo in modo più dettagliato nel corso di questa puntata di oggi, poi tutte le notizie su traninews.it o sulla pagina Facebook. Noi naturalmente facciamo un bel programma di notizie, saluti, auguri, commenti, contatto diretto, qualche piccola poesia in dialetto tranese, insomma Radio Show consiglia anche questo, e non solo, consiglia anche delle attività commerciali. Io saluto e ringrazio queste attività commerciali che incentiviamo sempre, quelle locali, Delta Informatica come sempre, saluto Nico e Linda, la giusi della stazione, riporto ancora una volta Andrea Di Vernia in piazza 20 settembre, Isabel in via Postumia a Trani, poi ancora salutiamo ancora una volta Lusmail e salutiamo tutti i nostri collaboratori che fanno parte di questa nostra trasmissione. Svevo Caffè, voi se volete far parte di questa nostra trasmissione, saluto Franco Rocchitelli che si è appena collegato, grazie di esistere, è troppo buono Franco. Comunque questa domenica cercheremo di allietare il giorno, come dire, di chi festeggia in un certo senso una ricorrenza, ce ne sono diversi, per esempio amici che festeggiano il compleanno ce ne sono, e vado a fare tanti auguri di buon compleanno a Laura Felice Di Meo, mio caro amico, ciao Felice, tanti tantissimi auguri, saluto anche Laura che ovviamente abbraccerei con grande piacere, Felice Di Meo, il vigile Nicola, il barone, il mio papà è qui, barone Girasole, Nicola 78, dobbiamo fare gli auguri a Felice Di Meo, Luigi, amico nostro, un parente poi tra l'altro che poi anche appartiene a zio Michele. Mimmo Palmulli, ciao Mimmo, tanti auguri di buon compleanno anche a Paolo Pasqua di Biceglie. Ieri non ho potuto fare la diretta per motivi di altro impegno, però ovviamente nessuno ci proibisce di farli oggi, gli auguri di buon compleanno agli amici che il giorno 4 hanno festeggiato questa ricorrenza, e sono Marilena Farinola, Matteo Pansini, ma Patrizia Vitale, Annalisa Parente, Luca Daddato, Pietro Moncelli, Arianna Mastrapasqua, Sonia Ricchiuti, e poi ancora il nostro poeta Antonio Biancolillo, Gianluca Di Leo, Luca Valentini, ciao Claudia Covelli, poi Giovanni Rociale, l'abbiamo chiamato in diretta venerdì scorso nella trasmissione Radio Show, vedetevi anche la puntata, poi Ugo Moscatelli, Giuseppe Soldano, il mio caro amico Pinuccio del Bar Pantheon, che saluto tutto lo staff del Bar Pantheon, come saluto anche il mio caro amico Mr. Flagman, Stefano Scarpa, grande Stefano Scarpa, tanti tantissimi auguri. Qualche anno fa ho fatto il compleanno dei 18 anni a Carlo Petrignani, sono passati diversi anni, tanti auguri a Carlo Petrignani per ieri. Poi ancora Lucia Tortosa, la sorella di Nicola Urus, Maria Curci, buongiorno, buongiorno anche a te. Poi ancora Lucia Tortosa, dicevo, tanti auguri, buon compleanno, la, credo la moglie di Cosimin Trapattone, Cosimin. Mario Caravella, ciao Mario, buon compleanno anche a Francesco Labroca, Paola Di Filippo, Ezia Scaringi, Daniela Mallardo, come vi ricordo della Mondadori in via Sant'Annibale Maria di Francia, cara Daniela, mi faceva piacere entrare, andare, qualche volta sono venuto anche con mia figlia Giorgia, che lei ama leggere tantissimo, studia tantissimo, che è anche una lettrice accanita di Harry Potter, e tu gli hai fornito ovviamente tutti questi libri, però mi fa piacere comunque sperare che tu stia bene, e soprattutto tanti auguri di buon compleanno, e poi ancora tanti auguri di Francesco Labroca. Domani sarà il compleanno di un altro mio caro amico, gli farò una diretta speciale e lo chiamerò in diretta, anzi oggi proverò a chiamare qualcuno che è forse collegato, poi chiamerò, non so Franco, posso chiamarti, sentiamo un po' che cosa stai preparando, posso chiamare Franco? sta arrivando Franco l'americano, il cacantante, sentite il fischietto, sento questo fischietto, ma senza uccellino, arriva Franco l'americano senza uccello. Vabbè,
Nicola Cassinesi, vuoi fare la presentazione per mica rischi arriva il cacandante? Allora vai, attenzione, scusate, il co-conduttore Raffaele, preciso che il nostro Raffaele co-conduttore, lo chiameremo dopo in videochiamata perché momentaneamente è fermo a casa sua perché deve accudire la mamma e poi ovviamente siamo sempre in periodi particolari. Allora, con questa bella diciamo parentesi iniziale, adesso vorrei che il mio caro papà dico aspetta mangi che avuto gente mangi tutta la vacca un attimo prima dobbiamo fare la presentazione. Signore Vittorio si presenta radio show con Franco l'americano, Raffaele Moving e ovviamente gli auguri a tutti quelli che stanno e occhio alla penna. Sei pronto? Buongiorno. Vai, 3, 2, 1, voce! Buongiorno a tutti! Buongiorno Nicola! Gli ascoltatori di Radio Show! Benissimo! Vittorio Cassinesi! Presenta Radio Show! Oh! E il barone Girasole fa l'auguri a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Perfetto. Sono tanti oggi, sono tanti, perché la Cristina sta a casa, faccio print. Auguri a tutti gli ascoltatori. Beh. Auguri a chi festeggia? Chi festeggia il signor... Ciao Felice, ciao Maria... Felice di meo. Di meo, grandissimo amico mio. Amico. Un amico e la gentilissima cara signora moglie. Laura. Auguri a te, lei e tutta la famiglia di meo. E a tutti gli ascoltatori il presentatore. No, lui è il cacandante. Il cantante Franco l'americano Movenga, il buon caffè da bere da gustare. Franco, vuoi la musichetta per entrare? Attenzione, vai, 3, 2, 1, ciao Vincenzo Topputo, buongiorno signor Nicola e buongiorno Vittorio. Signori, arriva il nostro Franco l'americano. Ehi, vai, vai. Franco, ancora, mi stiamo presentando. Buongiorno a tutti amici e nemici. Metti il cappuccetto. Sì, cappuccetto, andiamo in ordine. Ah, bene. Caro Vittorio, buongiorno. Buongiorno a Vincenzo e buongiorno agli amici dell'Hauser Giovani, Hauser Sociale, Hauser Cultura, Hauser Tutto. Un saluto ad Antonio Corraro. Stamattina, caro Vittorio Cassinesi. Cassinesi, bravo. Davo sul braccio. Il profilattico qua. Un tempo disastroso. Ma no! Da tramontana. Buttavo la tramontana. Ma che sì, beh. È venuto no. Si vede che ti sei coperto. Sì, sì. Attenzione, sì. Hai visto che abbiamo messo la stufetta? Perché? Per Magolino. Tengo un maglione a cullare. Tu poi che sei vecchietto anche per te. Se vuoi te la giro. Sì, Nicola, sei caldo? Tettici, che se l'ha dato a te. E a Nicola? Nicola, beh, scaruccio, culo proprio a cacare. Antipo. Beh, ciao. Allora. Sai chi sta? Chi? Mario Riccardi. E chi è? Ho incontrato il figlio vicino a Barsettenano. Vabbè, tu vai. Senti, caro Vittorio, chi stava sul braccio? Indovina. Antoine. Stava Antoine. Caso scava troppo. Ha detto che c'ha 79 anni. Ma vabbè, 79. E così cantava dei Moia. Già prima aveva. Siccome cassava la tramontana, io stavo te. Ho solo sicurato. Poi ho incontrato Johnny Dorelli. Ha detto: stai attento che arriva la bomba. Nesso ho detto, poi venisce. E poi stava come pioveva. I beans. Campanango. Buongiorno signor Nicola. Ciao. Vuoi un cioccolatino? No! Cioccolate, avevo pure la caramella caffè, dai! Lo do io, dai, tu nel frattempo... E che cosa? Dai, ciao amici, come andiamo? Chi sta? Vediamo! Salut a Mario! Beh, stamattina comando io quelli che dobbiamo eseguire i brani, anzitta che manzana ha fatto tu re. No, dobbiamo accontentare... Vabbè, tutti i brani che fanno, che freddo, tramontano, mo... Auguri a tutte le donne, c'è la festa della donna, non sbaglio. La donna? Ha detto a tutte le donne, questo cerca donna. Donna felicità,
Ho capito, Dona Felice, anticipo gli auguri per Concetta. Ah, a proposito, che il giorno 8 sarà l'Immacolata Concezione, quindi auguri anche se in anticipo. Ma noi il giorno 8 faremo la diretta, lo sai. Io farò la diretta, poi non so se ci sei, mi farebbe piacere che tu partecipassi. Va bene, con cioccolatini, dai. Dove pomeriggio, le 6:30, le 5. Al pomeriggio, no, la mattina. È festa, se è festa di mattina. L'Immacolata esce, a proposito. No, non adesso, dai. Mia moglie voleva andare. Faccia che sì, faccia. C'è peccato. Non si può, mettiamo assembramenti. Ma insomma, te lo vuoi capire? Ma la lavamo, ma qui stiamo tutti a posto. Il signor Raffaele, il nostro abbiamo disinfettato, grazie allo Smile l'abbiamo sanificato. Invece ti è nata bamboletta. Non serve la bamboletta perché lui utilizza prodotti specializzati per l'ozono. Mi raccomando, Usma, porta da Manico. C'è volta da caramella. No, tutta poco. Chiedimi quando vai. Sul braccio Strava, un Kawasaki? Cioè, tu che a proposito, che moto avevi da ragazzo? Che moto avevi? Un Peugeot? No, il Kamasutra. Il Kamasutra. Sanno che cos'è? Sanno che cos'è il Kamasutra? Questo sì, io lo so, ma penso che la gente non è mica tanto... Lo sa. No, comunque, se volete scrivere il Kamasutra... Hai visto come ti ho messo in primo piano oggi? Sì. Grazie. Ti piace lo sfondo? Grazie, Vittorio. Hai visto che bello sfondo ti ho messo? Uno sfondo proprio da cantante. Da cantante. Oggi ti devi atteggiare a cantante. Cioè atteggiare, voce del verbo? Atteggiare. Scusa, mangia sempre. Amico? Best. Una caramella. Sai quante carte mi ha portato? Sembra. Questa è tutta plastica. Riciclo. Quella è caramella al caffè, signori. Questa qui che cos'è? Caramella al caffè. Ancora caramella? Al caffè. Oh, come sono freddo il caramello con l'idio. No. Gli ho dato stamattina tre cose. A dove? Dalla caramella. Va bene, attendete un attimo che... Che da una dalla square. No, ma quelle devi ciucciare. Devi solo che... Devi assaggiare il caffè. Va bene. Va bene. Beh, adesso... Allora, caro Vittorio, che cosa dobbiamo eseguire stamattina? Adesso io innanzitutto colgo l'occasione per salutare anche queste persone che si sono collegate adesso all'ultimo momento. Grazie. Sono tante. Aspetta, fai vedere, siamo in diretta qua. Sì, siamo in diretta. Stiamo? Un momento che devo fare una prova, un attimo solo. Devo condividere sulla pagina di Vittorio Cassinetti. Sì, così. La gente si collega e dice. Ci sono compleanni da... Già fatto. I brani musicali che dobbiamo fare li ascolto. Ok. Se li ascolto. Vengo già allenato. Voce dal verbo. Allora, condividiamo innanzitutto questa diretta, ma fammi condividere un po'. Beh. Poi iniziate a condividere anche voi, così la gente... Ma che sta, mi pare Mario... Mario... Ah, Saver Binezze collegato! Sì. Non fai male, frate. Saver, Bucandè! No, Bucandè è volare, ma faccio Bucandè, come Bernardè. Parlo Bernardè che cantate. A proposito, faremo una poesia in dialetto tranese che è bellissima del mio caro amico Nicola Dragoletti, la faremo ascoltare, la rifacciamo, la facciamo riascoltare quella poesia, quella di San Nicola. Oggi visto che San Nicola, ma San Nicola festeggiano in tutto il mondo tranne che a Trani oggi, perché noi lo festeggiamo il 2 giugno, sappiatelo, Trani festeggia San Nicola il pellegrino a Trani il 2 giugno, mercoledì. Perché noi siamo di Trani, quelli altri poi festeggiano il 6 dicembre. Per esperienza buona. Scusa, signor Vittorio, se andate a Biceglia o a Muffetta, festeggiano San Nicola. Addirittura danno una calza. Sì, so che danno anche la calza. Tra Nandana mia. Buongiorno, dal co-conduttore Raffaele, il cacandante Franco l'Americano, il presentatore Vittorio con la partecipazione del Barone. Raffaele, sei collegato. Bravo, Raffaele. Dalla cioccolata. Mo ti do la cioccolata, tieni. Apri la bocca. È buona la cioccolata, Raffaele? Hai fatto colazione? No, un attimo solo che sto condividendo a migliaia di pagine.
Franco, oggi sicuramente ci seguiranno in tantissimi, eh? Va bene, grazie. Quindi mi raccomando, cosa proponi all'acquirente qua? Se non mi sbaglio, ho proposto già, caro Vittorio. Sì. Tu prepari. Cioè, io sto, sto condividendo sì, la diretta con tutte le pagine, 10.000, 15.000, 30.000, 70.000, 100.000. Quando è che vuoi? C'è anche Enzo. Ciao Enzo, buongiorno Enzo. Ciao. Labirinto. Ah, se vi, aspetta, fammi dire una cosa. Se mi lasci non va. Se vi siete collegati e state guardando, mettete un commento. Esattamente. Mettete un commento così magari sappiamo chi sta. Mario dice che è di Bari. Mario è di Bari. Vabbè, questa è San Nicola. Nicola, e stai pure Nicola di Bari, sono andato. La prima cosa bella, sì, sta inserita, non ti preoccupare. Mo te la faccio. Se volete qualche brano musicale, no, se io no, la so... Non ti mettere Non ti mettere Non ho finito, caro Vittorio. Scusa. Se il brano lo so eseguire, va bene, altrimenti non lo faccio. Grazie, altrimenti vado a te la canzone. Ciao, io vado un po' a vedere fuori se c'è la pioggia, grazie. Scende la pioggia. Aspetta che saluto Don Gaetano della parrocchia della Santa Maria delle Grazie, Lorenzo della chiesa di... San Angeli Custodi, Don Michele della chiesa di San Giovanni, Sant'Anna, e c'è il Francesco Larotti, San Giuseppe, esatto, tutto prima. Ah, Don Dino, ci vado, come va Don Dino? Tutto a posto? Don Mimmo Gramelli della parrocchia Spirito Santo. È San collegato, scusa, non potevo salutare lo stiamo. Facciamo alleluia allora. No, un alleluia, no, un tezzo. Allora, gli auguri li abbiamo fatti. Sì. Le dirette le abbiamo condivise. Adesso sicuramente quelli che si collegheranno saranno tantissimi. Io adesso mi auguro che tutte quelle persone che stanno guardando questa diretta la condividano anche sulle loro pagine, sui loro gruppi, così almeno noi siamo di più stamattina, dobbiamo essere di più, perché mi va l'idea di collegare il mondo intero per farvi sentire qualcosa che magari sì è a livello di divertimento, niente di eccentrico. Però noi siamo cacantanti, non siamo cantanti. Il cacantante è quello che si vuole divertire, a differenza di quello che canta di professionismo, capito? Vabbè. Ma può riuscire qualche brano musicale? Beh, se riesci buono, qualcosa... Voi siete giù. Sembra sembra alla zona organica. Allora, noi siamo l'organico. voglio dire una cosa. Vuoi entrare con che cosa? Donna, con felicità. Facciamo indietro, cominciamo da lì. Vogliamo, allegra. Vogliamo alla fare donna, una cosa allegra? Beh. Gianni Morante. Ciao Enzo, che sta piovendo a Milano, a proposito, stesso San Giovanni. A proposito, come sta il tempo? Dopo a Truvien, cazzo capito? Truvien, sei una tramandana, come eravate in due? A proposito di tramontana. Mai visto a che a proposito faceva così, di tramontana. Note, note. Senti, c'è Enzo che vuole sentire un po' di musica. Guarda, capete, ah. Ma candei. La soddisfazione. Asfazione. Mo ci mettiamo un po' di reverbero. Prova. Sa. Amici, buongiorno. Abbronzatissima. Ma non si usa, non ti posso fare. No, no, allora facciamo. No, prima la tramontana, A chi? Dedicata a chi? Alla tramontana. A cava tu via. Vabbè, questa diretta oggi si dice che è fatta così. Per divertirci, va bene? Noi la tramontana di Antoine vi facciamo ascoltare. Antoine, l'ho incontrato, 79 anni. Da quando il giorno non è più un giorno, da quando sussurrato che lei va in giro col carro armato, da quando ho visto che va l'indiana, ho perduta la tramontana, l'ho perduta seguendo lei. E adesso cosa dirai per farci ridere un po', che cosa intendi, dici perché, perché io adesso dirò per farvi ridere un po', con intenzione, ma è la verità. Come è partito la grande oggi, Quando Eva mangiò la mela,
bambi la notte guai guai, ma si aspettava una settimana, non perdeva la tramontana. Invece io so qui che soffro, so qui che penso, che cosa fare, e per un filo di quella lana ho perduta la tramontana. L'ho perduta seguendo a lei, e adesso cosa dirai per farci ridere un po'? Che cosa inventi? Dici, dici perché? Perché che adesso dirò per farvi ridere un po'? Non è invenzione, ma è la verità. Mi prende in giro, conosco tutte le vostre donne, e gli ho detto che la Giuliana gli ho perduta la tramontana. Mi piacciono nere, mi piacciono bionde, mi piacciono tutte le donne al mondo, e un pizzo di una sottana ho perduta la tramontana. L'ho perduta e la perderò. Mi piaccio bere, mi piaccio un po', mi piaccio tutte le donne al mondo, per un pezzo di tramontana perdo sempre la tramontana. L'ho perduta e la perderò. Caro Vittorio, vai Bagolin, auguri a Vittorio Castinesi e Franco l'americano, auguri a tutti, occhio alla penna. Ma Fresh, non devi sopporti, capito? La radio è fatta così, uno parla, l'altro sta zitto, adesso parli. La tramontana non significa anche perdere la testa o no? Vuole ballare, sì, vuole ballare, vuole ballare, vogliono ballare. C'è da ballare, balla a casa. Allora, viva chi balla, bello chi balla, balla per me, balla, balla. Allora, facciamo la canzone. Facciamo i Beans, i Vigini, come si chiama? I Beans. Come si chiama il brano? Come per le donne, tutte le donne questo brano. Senti che dobbiamo fare anche un medley di Battisti. Sì, un altro mille. Ha fatto 50.000 canzoni, vuoi mettere? Vabbè, lo vogliamo fare. No, vogliamo fare questa canzone dei Arriva la bomba di John Donnelly. Come pioveva. Voglio vedere se c'è qualcosa. Se oggi sei in forma, oggi ti vedo in forma. Oggi lo vedi in forma, è vero? Grazie allo Iodio. Più tu Iodio l'altra mandata. Spari tu Iodio. Senti, come pioveva col coro te lo faccio, col coro. Col cuore? No, col coro, il coro. Ah, il coro, sì, giusto. Sei pronto con un bel coro, questo coro ti viene direttamente dal cuore. Questo è un brano di 40 anni. Come pioveva? Sì. E io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta di un ultimo piano. Quando l'inverno al mio cuore si stringeva. E poi come pioveva, come pioveva, poi la bacca, io sono la stuccia caldata, c'eravamo tanti amati, per un anno forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo, per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia di un porto. E io ho pensato a un sogno lontano, a una stanzetta di un ultimo piano. Quando d'inverno al mio cuore si stringeva. Che faceva? Come pioveva. Come nel tempo. E poi? Così piangeva.
E lei ti ha detto, ma che non mi posso parlare da solo. A volte faccio pulire. Ma è tipo che io vedo la trama. Vai a casa di, vai a casa di Raffaele e falla a prendere. Mi piace un po'. Tra un po' chiamiamo Raffaele, tra un po'. Facciamo entrare Raffaele in produzione. Alla chitarra. Vittorio Cassinesi. Quando d'inverno al mio cuore si stringeva come pioveva. Come il tempo. Come pioveva. Senti, visto che ci siamo, proviamo a fare una telefonata al nostro Raffaele, dai. Che dici? Senti, karaoke è bello oggi, mi piace questo. Senti, karaoke fatto a casa. C'è il signor Johnny. Johnny, che arriva la bomba? Arriva la bomba, chi scoppia ribomba. Vediamo. Aveva messo la propria in fondo per fuochi artificiali. Sì, sì. Vediamo, vediamo se Johnny Dorelli con noi... A chi chiami, caro mio? A Raffaele. Raffaele. Proviamo a chiamare Raffaele? Penso che la dentiera da Neso fra Mico oggi dentiere, e domani Raffaele. Se non grazie. Ci vado, c'è da dire, non andiamo a muovere, non mi glocchi chiedi. Muovi, Raffaele. Allora, facciamo una comunicazione importante. Sì, parla, vediamo se riusciamo anche a chiamare qualcuno che oggi festeggia il compleanno. Assolutamente perché sì. Perché no, perché no, perché no. Allora, tu sei il nostro uomo. Allora, nostro uomo? No, il nostro uomo non è il capitano. No, il nostro uomo... No, è il capaciuto. Comandante, comandante, è quello che guida. Allora, Raffaele... Stiamo per chiamarti. Domani per la pescheria, che già stai prendo ciambotti. A dove è? Ci tu sei, Stella del Sud. Oh. A Rino Mazzoni. Rino, sì, lì compro il pesce, veramente sempre fresco. Caro Vittorio, sì, bravo, bravo Rino, bravo. Alla signora, anche se cosa, non fa niente, ma me lo mangio pulito, volentieri. È pulito, gabbato, poi le pescherie hanno, pagano le tasse. Pagano le tasse, quindi... Omega, c'è l'Omega 3. C'è l'Omega, l'Omega. C'è l'Omega. C'è l'Omega. Proviamo, oggi. Vediamo se risponde. Va bene, dai, vai. Cacandante, co-conduttore. Chiama Binetto. Chi è? Saverio sta guardando. Vediamo se sta guardando qualcun altro. Credo che Enzo stia guardando ancora. Poi credo che ancora Maria sta guardando Raffaele. La chiamata è in corso, però non vedo, non sento lo squillo. Proviamo a vedere se Raffaele... Raffaele, sai che ha fatto? Si è fatto due profili. Manco uno, due. C'era una bestia che non capisce. E quella è la femmina, la matematica, c'è lei che ha fatto. Ce fa, ma è impossibile. Ma... Poi c'è il cugino che lavora al comune. Sì, come si chiama? Raffaele Ricciardani. Ne. Che fuma sempre nell'ufficio Messi. No, non aveva fatto me chiedere. No, non deve fumare. Io gli ho detto, ho parlato con lui, ha detto, no, io non... Ma un'azione disciplinare non si può trovare nei confronti di questa persona che l'ho visto sempre fumare, gli altri lo vedono fumare, non lo so. Glielo devo dire a suo cugino, lo chiedo a suo cugino, Raffaele. Cocò, rispondi, Cocò. Vediamo, Cocò, eccolo il Cocò. Cocò, buongiorno, Cocò. Buongiorno, buongiornissimo! C'è Fecca, sei tu dietro. Sei tu dietro, tia. Allora, Daniel. È un dietro, dove stai? Ha mato la colletta. La colletta? Buongiorno! Senti, Raffaele, c'è mio padre che ti voleva chiedere una cosa. Un attimo, che cosa ti volevi chiedere, Raffaele? Ti hai fregato un post! Voglio! Mio padre ormai è diventato il conduttore numero uno! Tu vuoi che stai right? Moving, moving! Stai a casa! Senti, vuoi salutare qualcuno visto che ci siamo? Fai un saluto, dai, fai il bravo, su! Fai i saluti! A chi saluta? Servici! Mo che rientro! Mo che rientro, se rientri! Metti che muori prima! Da portare un certificato, dai! Devi portare il certificato che ti sei fatto! Che ti sei fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 visite. Sto andando in cucina a prendere e bere un caffè. Se vuoi ti consiglio un buon caffè. Caffè Svevo. No, tu dai del supermercato. No, Enzo, non mi dire che prendi il caffè del supermercato, perché se non prendi il caffè Svevo te lo mandiamo. Lo puoi mandare a Sesto San Giovanni il caffè? Assolutamente allora, sì. Allora, qualche bar di Sesto San Giovanni in ascolto,
Se volete un buon caffè da bere e da gustare, noi vi consigliamo questo caffè Svevo. Andate sulla pagina Facebook, che sicuramente vi darà tutte le informazioni possibili e immaginabili. Al marketing abbiamo Nico. Salutiamo Nico. Nico, se senti qualcuno di San Giovanni è arrivato da noi, va bene. Ok, salutando. Spedizione gratis. Spedizione gratis, però vita applicata, ma in quei dati io. 10 kg. A me 10 kg, che va vita metà a posto, cazzo. Compreso la fattura. Compreso la fattura. Raffaele? Ecco, Raffaele, che faccio di sapere? Perché faccio? Ma voi mi rendete conto? Ma infatti, c'è tutta la fresca, ti vuole un caffè? La vedo. Ehi, buongiorno a tutti! Buongiorno. No, Raffaele, ma il caffè l'hai bevuto almeno, Ma si sente un po' di casino! Fratello mio, io non ti posso fare niente. Tu, mo, devi fare una bella cosa. Faccio una cosa. Franco, che cosa vuoi fare? La bomba? La bomba. Okay. Senti, adesso ti faccio presentare, ti faccio co-condurre con lei, presenta, allora devi fare, Vittorio Castinesi presenta Radio Show, sì, co-condotto da Raffaele Moving devi dire, e poi con la partecipazione straordinaria del barone Girasole Nicola Castinesi 78, devi dire tutte queste cose, memorizzale, mi raccomando, e poi alla fine cacca calda, frangola americana. Sei pronto? Metto un po' di... Stai ancora a dormire, vai! Con il brano? Te ne frega niente. La bomba che te la metto in gatto. muoviti. Vai! Ladies and gentlemen, Vittorio Casinesi presenta Radio Show. Condotto da Raffaele Cacacanda, non ci siamo, non hai detto quello che dicevo io, Raffaele Moving, vai, ripeti, ladies and gentlemen. Come dormo? C'è fresca? A posto? Devo ripetere? No, te ne puoi andare, vai a dormire, vai. Vittorio Cassinesi presenta, sì? Radio Show. Bravo. Condotto da Raffaele Cacacanda Triangolo Americano, con la partecipazione del barone Girasole. Bene. A voi tutti un buon ascolto. Va bene. Bravo Raffaele, ci sentiamo dopo, va bene? Vai, signor Vittorio, metti un po' di reverb in più perché non mi sento bene. Non si riesce a sentire. Esattamente. Vabbè, che preferisci reverbero 1, 2, 3, 4, 5? 3. La busta numero 3, allegria. Con grappa bocchino. Ora che arriva il freddo, No, senti, ha detto ora che arriva il freddo. Non il caffè che arriva caldo da qui là. Lo dovete ordinare e poi te lo fai tu a casa tua. Ma non solo, anche liquore, tutto, cioccolate, caramelle, gazzose. Gazzose, ghirotti. Ordinate. Con lo sconto del 10%. Non dire questo che con la gente prende sul serio. Lo facciamo. Lo fa veramente. La consegna comincia da dopo. Eccolo, che arriva. Hey! Oi, Vittorio! Questo è Giorgio, in cui è Johnny Dorelli. Tre, due, uno! E arriva la bomba, che scoppia in bomba! Si tratta di me, dai regimi forte, che fa cuore forte! Arrivo da te! Bambina, hai scelto la vita dura, ci chiedendo me, ma il bacio che mi dà il favore. Mi fai un po' più Johnny, vai. Se crollando i mondi e sotto i fondi, si tratta di me, aspetto il balcone che ingroppa il ciclone. Arrivo da te, bambina, hai scelto la vita dura,
scegliendo me. Ma invece che dito che fa morire. Com'è che si chiama di nome il nostro Johnny? Lui si chiama Giorgio. Guidi. Giorgio Guidi. Giorgio Dorelli è il nome d'arte. Salutiamo Gloria. Ciao Gloria. Gloria Guida. Vieni a Trani a trovarci. Ah, quella firma ha vinto. È venuta a Trani. Ha fatto un film anni fa. Più di uno. Arriva la bomba. Johnny Dorelli in versione. Arriva la bomba che scoppia rimbomba. Si tratta di me con l'urlo finale e un salto mortale. Ritorno da te, bambina, hai scelto la vita dura. Cipipira, scegliendo me. Cipipira, ma immagini che dito fai morire. Anche Gloria, immagini che ti dà. Che cacandante. Parole, Gloria, ciao. Auguri. Questo dedicato al suo marito, che in cui da 27 anni state insieme e 4 dietro. Ciao Johnny. Salutiamo oggi a Mario, si sta divertendo, sì. L'hai visto? Beh, allora tanto. Senti, vogliamo fare un omaggio al Vittorio, grande, la prima cosa bella che c'è al grande Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, lo saluto. Colin, saluto. L'ho salutato ieri i suoi 80 anni, caro mio. Ma tu lo sai che io sono andato a casa del fratello a Zapponeta, è vera sta storia, ve lo posso assicurare. Sì. Sono andato a casa del fratello di Nicola Di Bari, non sapevo che fosse il fratello, perché all'epoca, quando andavamo con il nostro, diciamo, camion che facevamo in grosso, quando in te? Beh, parliamo di più di 20 anni fa, anzi di più di 30, più di 40 anni fa. Beh, allora dicevo, andavamo a lasciare la merce quando venivano i nostri clienti a prenderla al mercato, all'ingrosso, e prendevano materiale. Venne un signore che disse: devi venire a lasciare, siccome andavamo a Manfredonia a prendere per il mercato. Esatto. Ritornando da Manfredonia facevamo Zapponeta, capito? Trinitapoli, Margherita di Savoia e poi Barletta Trani. Allora, da Manfredonia ci fermavamo a Zapponeta, che dovevamo lasciare la merce ad un signore. Bene. Questo signore non sapevo che fosse il fratello di Nicola Di Bari. Michele Di Bari. No, il cognome non so se era quello, mi pare che era Caroppo, non ricordo bene il suo vero cognome. Vabbè, Nicola. Se si assolve... Nicola Di Bari si chiamava perché lui apparteneva, diciamo, alla nostra Puglia e si dette un nome d'arte. Non è il suo vero nome e cognome. Comunque esiste. Il suo nome è vero Nicola. Però Di Bari era perché lui viveva nella nostra zona e lo identificavano. Ma un il momento. Suo vero cognome è come Patti Prado, per esempio, Nicoletta Strambelli. Come Mara Venier. Come Little Tony. Come Little Tony, sì. Antonio Ciacci. Un minuto, ti devo correggere, caro Vittorio. Zapponeta fa provincia di Foggia. Sì, infatti. Andava all'epoca, era ancora provincia di Foggia, quindi alla fine non sapevamo ma più. Ma pure oggi, sì. Come per esempio Spinazzola fa provincia a Batta adesso, prima era provincia a Bari. Sì, ho capito. Vabbè, non c'è il discorso, è che noi andavamo a casa di questa persona, vidi una fotografia con Nicola Di Bari seduto così, bello, era così, con la chitarra, e disse: ah, Nicola Di Bardo. Quindi sì, mio fratello viene ogni tanto a trovarci. Ah, disse, perché non me lo posso salutare? Ah, figa, boh, vai, stava a parlare la verba, che era la vento, tutto la peccia, buscato, che trascura. Questo è il brano. Io ho conosciuto Nicola Di Bari, non so se lo ricorda, sicuramente se lo ricorderà il fratello, ma Nicola Di Bari si ricorderà poco quanto lo salutiamo. E noi lo salutiamo. E ti dedichiamo questa canzone, cantata proprio dal nostro cantante. Ho preso la chitarra e suono per te. Chitarra suona più piano. No! È la prima cosa bella, cara Vittoria. La prima cosa non bella. Cambiare le carte, non... e vai. E vabbè, come facciamo a dire? Saluto amico da Di Bari. Salutiamo. Ciao Rosa Montingelli, gli auguri a mia nipote Rachele Baratta, oggi è il suo compleanno. Auguri! Allora, da Candè, tanti auguri a Rachele. Rachele Baratta, ti faccio fare una cacanzone. Come si chiama? La Rachele. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Rachele, tanti auguri a te. Auguri a tutti! Ah, a tutti auguri! Occhio alla penna! Oggi
Gino Baroni sta in forma. A proposito, cosa balla carta data? Ma ne Nunzia, ne Sinops, la carta data, la nannuccia, quello nannuccia, tu man. Vabbè. Pronto Barone? Siamo qua. Ascoltati questa canzone. Chi già dove, mamma questa canzone è per tutti quanti gli amanti della musica di Nicola Divani. Vai, Frank! Ho preso la chitarra. Dov'è? E suono per te. Fammi memorizzarmi così. Vai Nicola! Il tempo di imparare. No, no, non so suonare. Ma suono per te. Io faccio la 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 la. La senti questa voce. La 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 la. Chi canta è il mio cuore. La, 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 la. Amore, amore, amore. È quello che so dire. Mi capirai. Auguri e saluto Rosa Montingelli, Letizia Di Mirico e tutti gli altri che sono collegati. Profumi anche tu. Vittorio, ho voglia di morire. Via non posso te. Più cantare. No. Chiedo di più. Adesso atteggiati, atteggiati. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita e il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. La senti questa voce? È il mio cuore. Amore, amore, amore. È quello che so dire. Ma tu mi capirai. Ma che cosa avevi? La prima cosa com'è? La prima cosa bella che ha avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire. Ma tu mi capirai. Grande Frank Americano! Auguri! Auguri a Nicola Di Pari e tutta la comitiva! E a Vittorio Chersinesi presenta Radio Show all'Americano! Doppio auguri! Perché lui è grande! Ciao, è allora. Grande! Auguri! Allora, caro Vittorio, a questo punto dedichiamo un brano musicale al signor Nicola. Devo chiamare una persona. Ho capito, dopo un brano, tutta con chiaglia, perché lui piange. Perché piange? Vai, fai il tuo dovere. No, io questa canzone la devo fare. E anche a Paciolo perché. No, sentiamo una cosa allegra per piacere. E buon effetto, fammi fare una cosa allegra. Siamo funerali, appena chiamiamo. Tre brani musicali che. Un attimo, vatti a riposare, fammi fare una chiamata. Raffaele l'abbiamo chiamato. Adesso sai che devo chiamare? Vediamo se riesco a fare. Laura Pausini. Felice Di Meo. Un attimo, devo chiamare il mio caro amico. Sì. Al vigile Felice Di Meo. Perché Felice. Ci tengo a fare gli auguri. Io spero di poterlo chiamare in videochiamata. Rosa Montingelli dice: Vittorio, sei un grande. Un attimo, facciamo una cosa fuori dal normale. Silenzio. Sorpresa. Vediamo un po' se riesco a chiamarlo, ma non penso che risponda perché se è in servizio io gli volevo fare gli auguri in diretta. Felice, rispondimi sperando che
è collegato. Chiamo Rachele. Ma Rachele, non so, il suo cognome ce l'ho nei miei contatti. Vediamo un po', Rachele, come si chiama? Baratta? Mi mandi il contatto? Niente, allora, Rachele, vediamo un po', Rachele Baratta. Rachele Baratta o Montingelli? Baratta ha detto. Ha detto Baratta? Ha detto Rachele Baratta Rosa prima. Fai vedere. Abbiamo dato gli auguri. Abbiamo dato... Rachele Baratta. Vediamo, ce n'è solo una? Rachele. Vediamo se è questa, vediamo se il compleanno è suo. Sì, auguri. Ok, ci siamo. Ci siamo, Rachele, ti chiamo. Chiamiamo Rachele, aggiungiamo prima di tutto, non posso aggiungere perché ho superato il numero massimo delle persone, ma posso vedere se riesco a chiamarla in video chat da Messenger. Proviamo. Tu nel frattempo che stai andando, caramba, voglio stasera cagarello per andare a mio padre. No, come deve dire mio padre? Mio padre? Sono della parata. No, vai. Senti, stasera ti porto a casa, Chiama a Rachele, vabbè, stiamo provando, ma non so se è possibile, perché quando abbiamo superato il limite delle persone, riusciamo a chiamare solo quelli che sono nella chat, in amicizia. Proviamo. Sto provando, ma non richiamo, cioè non riesco a chiamarla. Vorrei chiamarla, ma non riesco. No, mi dispiace, è irraggiungibile. Sta dormendo. Vabbè, gli scrivo tanti auguri e gli mando il link della diretta, in modo tale che possa vedere quale, diciamo, dove posso collegarsi per vedere la mia diretta, va bene? Allora, vediamo un po', ecco qua, apriamo, ti mando gli auguri. Maria, aspetta un attimo a chiamare Felice, stanno arrivando i miei genitori. Non riesco a chiamarlo, oggi è una giornata importante per Felice, il compleanno, lo farò volentieri. C'è la Nicoletta che sta guardando la diretta. Nicoletta che guarda la diretta, salutiamo tutti. Con Riccardi che c'entra? No, è mia cugina. Ma quando parli tu non metti a registro, metti un po' di valvole in dentro. No, sto ascoltando, scusa, meno male. Lo tengo a freno. Allora, tu Calunghia vuoi cantare? Io sto perdendo tempo. Eh sì, non rispondo. Passa a Binetti. Se Binetti, chiamo Binetti. Abbiamo completato la giornata. Io vorrei chiamare qualcun altro, però lasciami fare, per piacere. Dai, tu mi distogli, mi fai distogliere. Ho dimenticato quello che stavo facendo. Aspetta che riproviamo. Vabbè, facciamo così. Riprovi. Riproviamo Rachele. Provo sempre su Messenger. Se risponde, bene. Se pazienza, no. Se non risponde, pazienza. Gli facciamo le auguri, almeno facciamo le auguri. Niente. Non risponde perché non ha l'amicizia. Mi spiace, Rosa. Allora, ho provato a chiamare, come si chiama, Felice, ma purtroppo, confermi, ok, sì. Mandiamogli il messaggio di tanti auguri e basta, va bene? Tu Calunghiagne, cacacanza, il nostro Franco l'americano. Vai, Frank, vieni. Quando è bella mondata. Questa la dedico a mio zio, che sicuramente... Non toccate, è zio Nicola. Eh sì, ma... Ma anche Paciola, perché... Ah, Sebastiano, sì, Paciola, vabbè, sappiamo che per Sebastiano... Sì, domenica, perché il nonno... È andato in cielo per... Ci ha lasciato, è andato in cielo, perché... va bene. Questa canzone la dedichiamo a tutti. Madonna. Questa ha scritto... Totò, libero Boghe, Totò. Scusa, se ho messo le occhiali perché mi devo mettere le occhiali. Siete sì. Come bella montagna stanotte. Sì, ma ciao. Non fai troppo la come tanto. Non l'hai visto mai. Nana ma fare rassegnate sangue sopra coperte a questa luna bianca. Aspettiamo che chiama.
tu che non chiagni rame foglia. Tu sei notte, tu stai un feo a torna tu. Voli a te, voli a te. E tu hai chiedevo da nata da te. Non ti sto nemico, caro Vittorio. Maschino. Come calma montagna stanotte. Sta leggendo qua, Tu calme mo. E me lo paga la legge. Non l'hai già vista mai. E tutto dorma, tutto dorme more. È solo veglia. Ma che veglia d'amore. Guardate, sentite la sua sofferenza. Tu che non chiagni rama e fai. Tu sei notte ad ostai. Voli a te, voli a te. E su e chi a te vota, rata vota, vota. Ciao amici. Ciao amici. Anche da Coletà. Ciao amici. Non c'è pure. Voli a te, voli a te. E su e chi a te vota, rata vota. Bene, bene, bene. Caro Vittorio, aspetta, quando sto cantando con Gendrà, non mi chiede di stare con questi cartelli pubblicitari, compreso il cartello avarbate, mio. Avarbate, ma buone, scusami, vedi che qua mi stanno dicendo... Una UV ultra forte. Stai zitto. C'è detto, niente. Che dicono? L'altro 50 volte la canzone, poi quando la fa, maschi gli fai... Ah, madonna. È come le signorine stanche. È come le signorine certo, stanche. Non posso usare tutte le parole dei 150 brani. Vediamo un po' se riesco a chiamare. Se riesco a chiamare l'amica, vediamo. Rosa, il messaggio dove l'hai mandato? Ah, la messenger. Allora, proviamo a chiamare al telefono. Vediamo un po' se 38. Vediamo 6 4 9 3. Beh, proviamo a chiamare Rachele. Ho visto, sto provando a chiamare. Chiamiamo Rachele. Sta rispondendo. Speriamo risponda, Non lo so. Si sente sì, quello. Pronto! Buongiorno. Con che piacere? Parlo. Io sono Vittorio Cassinesi. Oh, Vittorio Cassinesi, buongiorno. Che piacere sentirti. Senti, mi hanno detto che oggi è il tuo compleanno. Come mai? Non hai detto a noi che lo facevamo in diretta. Ti volevamo vedere in videochiamata. Siamo arrivati in tempo. Perché Rosa mi ha mandato il tuo numero e mi ha detto di farti gli auguri. Aspetta, c'è il nostro cacantante, e non è un cantante qualsiasi, è un cacantante che ti ha fatto una cacanzone cacantandoti tanti auguri, lo sai? Sentiamolo. La vuoi risentire? Vieni Frank, vieni qua, e dai, non fare il prezioso, mo sono ammusciato, mo, non picchia se dobbiamo essere te, un po' che si siede e si ammoscia. Va bene, ciao Rachele, ti rifaccio di nuovo gli auguri, poi ti faccio un altro brano musicale perché mi hai fatto innamorare. Sei babù, canta gli auguri, mo, un attimo, tanti auguri, Rachele, sei scaldato, vai, 3-2-1, vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rachele, tanti auguri.
Adios. Ma a me non picchi da torta, non me ne... Scusa, facciamo gli auguri. Aspetta, anche lei sta chiedendo un pezzo di torta, ma perché qua non riuscito. Arriva niente, come mai? Va bene, allora appena ci vediamo vi offrirò la torta. Lei quando ci vediamo? Oh, ci vabbè. Non sono niente. Appunto, vediamo noi, dove stai? Accorato. E che ci vuole? Dato le accorato, una salita e una discesa. Senti, un attimo, perché qui Rachele vuole... Ah, Rosa dice, Rachele, sei speciale. Rosa Montigelli, ti sta mandando i saluti. Lei è mia zia, Rosa, è la vera unica, è speciale per me. E lo so. Lei non poteva farmi una cosa del genere, le voglio troppo bene. Hai sentito, Rachele? Rosa sta ascoltando la diretta, perché noi stiamo facendo la trasmissione in diretta. Senti, vuoi che ti mando il link per seguire la diretta, così magari ti fai un... Benissimo, aspetta che ti mando il link della diretta, così puoi seguirci online, te la condivido, te la mando su Messenger, così la puoi vedere, va bene? Va bene, grazie. Però seguici e mandaci un commento quando sei in diretta, ok? Stiamo aspettando un commento da parte tua, cara Larachele, tanti auguri di buon compleanno. Beh, ti saluto e ti abbraccio da parte di Rosa. Ti saluto e ti abbraccio. Ciao. Bene, hai visto, abbiamo fatto anche la telefonata, ma che dopo Nicola ti chiameranno per dire tanti auguri. Hai detto che volevi cantare. Devo passare dal Castel del Monte. Ah, ecco, visto che passi dal Castel del Monte. Passerà dal Castel del Monte, quindi prenderà la torta, un pezzettino. Quanti? Due o tre pezzi bastano. No, c'è due o tre penne, quella da sempre. Siamo assai. Va bene, la torta intera, preparala per noi di Radio Show, va bene? Per 12. 12 biscotto. Caro Vittorio, sì. Un brano musicale per gli innamorati. Perché si hanno in... Anche per la chiesa. Quando parlo un picco, giusto. Perché, caro Vittorio, questo brano sì. Musicale. Questo brano? Quanto bello te ne brano musicale. Ma sì. Dedicato a tutti gli innamorati. Dedicato a tutti gli innamorati. Compreso Rachele. Perché mi hai compreso mia moglie, compresa te. Ma Rachele è innamorata, Rosa. Rosa è innamorata, Rachele? Da me. E chi diavolo, non so. Ha detto ti voglio bene, grazie per aver cantato la canzone. No, l'abbiamo ripetuta, no? Rachele, ti mando il link nel tuo... Magari fai una bella cosa, visto che non siamo amici da Facebook, facciamo così. Ti mando il link, fai una bella cosa, metti mi piace alla pagina Vittorio Cassinesi, DJ Vittorio Cassinesi, da lì puoi seguirci quando vorrai. Ecco, questa è Rachele, la facciamo vedere in diretta. Ah, bella. Che bella ragazza, eccola qua, bella ragazza, vedi c'è bella Marina. Grazie Rachele per averci risposto al telefono, tanti auguri buon compleanno. Volevo chiamare Felice. Felice di me, mi ha fatto trovare Sarno Raffaele da Milano. Lui ha fatto l'indagine. E se riesco a chiamare, ha fatto lei. Okay. Sì, dopo Rosa dice innamorata della vita. Si vede perché è una persona solare. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Felice, il mio caro amico Felice di me. So che in questo momento sarà impegnato. Mi auguro si possa liberare un 5 minuti per la nostra trasmissione, ma noi comunque gli facciamo tantissimi auguri di buon compleanno, buona vita soprattutto a te e alla tua signora. Vabbè, non risponde perché purtroppo è impegnato, non risponde. Cara Nicoletta, di allo zio Chelino, alla zia Rosa, zia Teresa, che non può rispondere, mi dispiace in questo momento. Beh, cantiamo questa canzone. Perché mi hai fatto innamorare? A tutte te, a chi è? Perché? Devo parlare piano. Meno male. Perché mi hai fatto innamorare? Canzone di Armando Salini. Certo. Mamma mia. Canzone bella proprio. È un brano musicale. Qui ci vuole voce. La canta che nasce. Bene. Chi è? Conosci? Però devi imitare il personaggio. Sì. Ti sei immerso? Bene. Sì. Ma anche se io ti distogro, tu non ti devi preoccupare. Non mi devi distogliere. Io sono il, sono il presentatore. Sì, ho capito, ma se vieni da perdo il filo. Dovevi guidare. Solo Marcherini, ma. C'è Dit Mario? Sì. È in gol.
è in gol. Boh. C'è da in gol. Non so che significa, vabbè. Senti questa canzone. Dai, alzo le dalle. Boh, alzo la bassa, alzo le dalle. Come la canta della napolitana, se appesti. Come la canta della napolitana. Quelli vengono al ristorante. Alzo la bassa, alzo la bassa. Poi la sua edica. E c'è c'entra. Sua edica. Sì, sì. Te danno a mangiare. Su playback. Lui non canta in playback. No, assolutamente. Lo devi dire a alta voce. Lo dico ad alta voce. Ancora credo. Franco americano! Bravo! Canta dal vivo! Bravo, non l'hai detto mai! Però ha ragione. Se questo è giusto, canta dal vivo. Bravo! Meglio dal vivo che dal morto. Bravo. Sei ancora pronto? Candman. Vai! Canta latinicano, canta. Perché mi hai fatto innamorare? Perché mai fatto innamorare? Pure senza bass. Madonna, dai. Ti saluto, buona giornata a te, tutti presenti e tutti tranesi. Dopo parlare della poesia di diritto tranese a mezzogiorno, in punto, va bene? A mezzogiorno in punto facciamo. Mancano 9 minuti. Vabbè, allora c'è il tempo per la canzone, va bene. Questo va subito. Va bene. Pronto? Perché m'hai fatto innamorare? Single. E non m'hai detto che era un gioco. Soffri, devi soffrire. Cosa vale la mia vita? Questo sì, io cantante. Se tu mi manchi a poco. Perché mi hai dato le tue mani? Non lo riesco manco a toccare. Se adesso delle mie ti allontani. Sì. Non so più ricominciare. Perché mi hai fatto innamorare? Innamorarmi di chi? Proprio di te. Fra tanta gente ho scelto te, che cuore hai, che donna sei. Se adesso te ne vai, perché m'hai fatto innamorare? E non m'hai detto che era un gioco. Cosa vale la mia vita? Lento? Se tu mi manchi a poco. Barone! Auguri a Franco! A tutti gli innamorati! E a Vittorio Martinesi! E a tutti gli innamorati! Un bacio, Fortunato! Vitti Casinesi con Vittorio Casinesi! Mostra il suo Rachele con il suo ragazzo! Rachele, è l'amore della vita! Non dire cose che non so! A tutti gli innamorati, mamma! Per tutti gli innamorati! E per chi non lo è, si innamorerà! Vai! Innamorarmi proprio di te, fra tanta gente ho scelto te, che cuore hai, che donna sei, se adesso te ne vai. Perché mai fatto innamorare? Mamma mia, come stai innamorato oggi? E non m'hai detto che era un gioco. Cosa vale la mia vita? Ma quanto è innamorato sto ragazzo oggi? Se tu mi manchi a poco.
innamorare. Mi hai fatto innamorare. E non mi hai detto che era un gioco. E non mi hai detto che era un gioco. Cosa vale la mia vita? Cosa vale? Perché tu, 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 tu. Perché tu, 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 tu. Perché mi hai fatto innamorare. Mi sa che si è collegata anche Ornella. Ciao Ornella, però ciao. Mandami un commento sopra, fatti vedere che grazie, ci sei. Grazie, grazie, chi ci ascolta. Grazie ai nostri Vittorio. Collaboratori, grazie. La voce grazie. Stamattina sta in te proprio per lo iodio. Per lo iodio che ho preso. Ha preso io. Se l'hai sì. preso tutto lui. Sul braccio, caro mio. Ti sei preso tutto lo iodio oggi. Senti, vogliamo provare a metterci in contatto con Raffaele. Vediamo un po' come sta il nostro Raffaele il coco conduttore. Vediamo a che punto si trova della giornata. Vediamo. Raffaele, mettiamoci così, eccola. Vediamo un po' se il nostro Raffaello. Ho provato a chiamare. Raffaele Movenk. Vediamo, Raffaele ci sta. Raffaele. Che dicono là qualche persona? Non dice niente, meglio che mi leggi tu i commenti. Ha detto sei bravo, sei bravissimo. Scherzo, scherzo. No, è suscettibile. È come le signorine grandi, con le signorine grandi che sono suscettibili. Raffaele mi sa che sta mangiando questo. Raffaele mi pare che sta mangiando. Vabbè, stiamo mangiando. Raffaele, vai a quel paese. Allora, proviamo di nuovo. Proviamo di nuovo. No, devo provare a chiamare un amico che si chiama Nicola Dragoletti, perché domenica ci ha deliziato con le sue poesie in dialetto travese e oggi le voglio far ascoltare in diretta mentre lui è qui con noi. Ecco qua, Nicola Dragoletti, il mio amico di scuola. E visto che ho fatto, come si dice, una videochiamata per sapere un po' se riuscivo a mettermi in contatto con lui, provo adesso a videochiamarlo e sentiamo. Io sono single ma non sono innamorato. Mario, pensa a star bene, pensa alla salute. Perché c'è Nicola non può rispondere, vabbè. E allora Nicola, se non puoi rispondere non è un problema. Noi adesso, sai che facciamo? Facciamo ascoltare una sua poesia che ha fatto, dedicata a San Nicola, per dire. Poesia di Arezzo Travese, scritta con le rime, come si deve e come Dio comanda. Perché molto spesso pecchiamo, diciamo, di presunzione di scrivere poesie quando poi non sono rime. Io mi rivolgo a quelle persone che scrivono commenti, la vita vissuta, però non hanno capito che la poesia è una rima, una dopo l'altra. E poi scrivere in terza persona non lo è. Scrivere come se tu scrivessi a te stesso. Capito? La poesia è questa. Non chiedi. Ascoltiamo. Forse la storia a così non è sciuta, ma a me che mi è sempre piaciuto. Piaceva una cherca dalla Palestina, la nave chiaina di soldati e pellegrini. Tanta gente non si mai vista, cacciavano a te e pregavano a Cristo. Sopra una nave salivi colina, giavano manitud e timidina. Ma c'è una vinta al coro, un grande amore per il nostro Signore. E mentre navigavano, tanto pregavano e cantavano, e a Cristo s'affidavano. Colino pregava, credava e cantava, e siccome Mettiù si fermava, fu pigliarne in base e uscettero a mare. E mentre la gente aveva e s'affacciava, Colino già tutto lo perdonava. E mentre Chiani gli affocuava, la nave ormai s'allontanava. Verne tutto scenerano, da vedere una cosa si meravigliarono.
ed era una collina sopra un'altura, su qua verdava mezzo alle creature. Era arrivata una bella mattina, assaltata a cavello di un delfino, ma tutto fu detto che si erano steso le città. Non volevano che si sapava, se non c'è senza dove andava. Solo a prana se ne avverterno, e c'è un'inza loro si troverno. Gli erano usendo un picco triste, che parlava sempre con la voce di Cristo. Ma lo fratello Priot gli erano tutto gelosi, di questo guagnone gentile Crius. Tutta una volta si era ammalato, e sopra il cielo se ne era volato. E lo tranese che non l'hanno scordato, una cattedrale l'hanno indestato. Bella, 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 bella! Grande, grande, grande! Nicola, mi hai fatto commuovere più dell'altra volta, perché veramente hai riportato la storia di San Nicolino il Pellegrino, che è il nostro patrono di Trani, che noi festeggiamo e veneriamo ovviamente tutto l'anno, festeggiamo il 2 giugno. Oggi che è 6 di gennaio, San Nicola in genere lo festeggiamo comunque, perché comunque è il nostro patrono. Ti ringrazio per avermi dedicato un momento di questa tua diciamo vita a Nicola, San Nicola Pellegrino, perché giustamente la vorrei far sentire ai miei amici che organizzano un concorso di poesie in dialetto tranese dedicata a San Nicola. Probabilmente se sei a Trani, io mi auguro che possa diciamo concludersi tutto questo momento di pandemia, che davvero sta iniziando a diventare troppo pesante, in un momento bello, e magari mi rivolgo a te Nicola, che potresti venire a Trani iscrivendoti a questo concorso di poesia dedicata a San Nicola. Giustamente sei la persona forse più ideale, perché comunque l'hai sposata in pieno la poesia e hai dato un risultato davvero idoneo. Io non sono un giudice di poesie, però chi ha ascoltato ha detto che hai veramente centrato in pieno. Nicola Dragonetti si è collegato, grazie, grazie Nicola, buongiorno, ci sono anch'io, buongiorno a tutti, spero che vi sia piaciuta. Certo che ci è piaciuta, vero Franco, vero Barone? Sì, è stata bellissima. Bravo. Quindi, Nicola, un applauso da parte mia, ma questo è rivolto da tutti quelli che si collegano, si collegheranno, che hanno visto, che vedranno questa nostra diretta, perché dedicata a San Nicola, e noi quanto siamo devoti, lo sai, Trani è la città di San Nicola il Pellegrino, mai amante ai forestieri, come sempre, è vero? Trani amendalo prastier. Beh Nicola, ti chiedo, visto che sei collegato, se eventualmente tu sei, diciamo, d'idea di fare qualcosa di divertente, magari, non solo qualcosa che sia, sì, d'accordo, che rappresenti la nostra tranesità, ma una cosa che rappresenti la tranesità in modo divertente, come hai fatto in altre occasioni. Mi farebbe piacere, e poi la vorrei far ascoltare in trasmissione. Franco l'Americano! Cacacanda con noi! Senti, io 20 anni fa, Quando avevi 20 anni? Ho incontrato Massimo Ranieri. E quindi vuoi cantare 20 anni, giustamente. Yeah. Cioè, avete capito il collegamento che lo dedico a Raffaele Sani, che non smetta, non lo so che. Ma io voglio successo. Collegarmi con Raffaele Sani. Eh sì. Vogliamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Raffaele prima. Così magari. Lui voleva ascoltare 20 anni. Io cerchiamo Raffaele. Bravo. Cerchiamo Raffaele, facciamo una cosa bella. Raffaele Sarno, proviamo a collegarci con Raffaele Sarno, vediamo se questo nostro fammi amico... Fammi sapere se c'è la neve pure. La neve sta Milano. Devo mandare un camion. Nicola sta a Udine. Nicola, salutami tutti gli amici di Trani che sono a Udine, da parte mia, da parte di tutti quanti, della nostra città, e un abbraccio totale. A proposito, Nicola Dragonetti, che tempo fa a Udine? E adesso chiediamo a Raffaele Sarno. Mi interessa che risponderà. Se squilla vuol dire che è collegato. Sì. Se squilla, un telefono squilla. Sicuramente sta correndo. Sta a correre. Sta correndo. Ah, è come te, un corridore. Sta correndo, posso darti un passaggio. È un corridore? Sì. Che buon passaggio. Vediamo. Aspetta un po'. Raffaele, rispondimi. O sta mangiando? A quest'ora mangia a Milano. È un mese che no. La mangia a Milano, che so, ormai sono cantina che la mangi. Aspetta, sì. Sta squillando, Raffaele, ti stiamo chiamando. C'è Franco l'Americano che ti vuole dedicare 20 anni di Massimo Ranieri. Niente da fare. Raffaele, buongiorno.
Ciao, dimmi. Ho sbagliato numero, probabilmente ho chiamato Don Raffaele Sarno. Il cugino. Ma sei il cugino? Sei il cugino? Io, cioè, beh, Don Raffaele, visto che ci sei, ti approfitto per salutare. Siamo in diretta nella mia trasmissione, radio show. Don Raffaele è il presidente della Caritas diocesana di Trani, giusto, Raffaele? Direttore. Vabbè, noi non siamo tanto come dire propensi a dare titoli enormi, però sei direttore. Senti, mi vuoi dare un consiglio per quelle persone che in questo momento vivono una difficoltà, come si sta vivendo la situazione voi dalla Caritas? Che ti devo dire? Guarda, in questo momento la situazione veramente è un po' drammatica, però è anche vero che come diocesi, avendo avuto dei fondi dalla CEI, cioè dalla Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo provveduto a distribuire somme abbastanza notevoli un po' per tutta la diocesi, sia alle famiglie in difficoltà, sia alle famiglie che avevano perso il lavoro. Tutto questo attraverso anche le parrocchie che raccoglievano le segnalazioni e quindi confermavano tutto questo a una commissione che valutava un po' tutte le richieste. E sono state molte, molte risposte. Abbiamo veramente distribuito molte risorse a famiglie che erano in difficoltà. Senti, un problema che tutti hanno sicuramente in questo momento, che non stanno lavorando, che vivono una difficoltà a causa della pandemia del Covid che sta come dire martoriando quasi tutte le famiglie, per quelle poche persone che non riescono ancora ad andare avanti, e forse sono tantissime, forse poche non sono, la Caritas a voi a disposizione a che ora, dove e quando? Questi sono i giorni, ma le famiglie povere lo sanno, quindi già vengono abitualmente a chiedere aiuto, per cui la disponibilità c'è sempre, nella misura in cui le risorse che possediamo possono andare incontro alle necessità della gente, perché anche le nostre risorse, ti ricordo, non è che siano illimitate, sono risorse abbastanza... Vogliamo fare un appello a quelli che possono e quelli che non possono. Ecco, quello sì, chi può apre il cuore, apre anche il portafoglio, diciamolo pure, a chi ha bisogno di aiuto. Ma devo dire che già in prossimità del Natale già c'è gente che si avvicina a me e in maniera molto discreta mi lascia delle cifre con la motivazione, per favore dare alle persone che hanno bisogno di aiuto, alle famiglie in difficoltà, e quindi già vedo una certa generosità da parte della gente, sperando che questa generosità sia larga. Grazie Don Raffaele, noi avevamo pensato di chiamare suo cugino che è Raffaele Sarno, che sta a Milano, perché noi stavamo facendo un contatto diretto con l'amico cugino Raffaele Sarno, che lui fa il barbiere, e volevamo sfotterlo un po' per giocare un po', però da una cosa simpatica è venuta fuori anche una cosa utile, perché davvero... Allora, noi salutiamo e ringraziamo Raffaele Sarno, direttore della Caritas diocesana, e lo rimandiamo praticamente alle altre occasioni che magari ci saranno. Grazie Don Raffaele! E tieni, ciao Vittorio, ciao! Alla prossima, grazie! Allora, Don Raffaele Sarno, ovviamente sapete che è il direttore. Raffaele, ciao amico cugino e don, ti saluta anche tuo cugino. Però Raffaele Sarno, io vedo se sta, io ho visto un corridore, poi ho detto, caspita, Don Raffaele aspetta a correre, corre Don Raffaele Sarno, pure corre, devi vedere come corre, come push Don Raffaele. Vediamo un po' se riusciamo a sentire, se riusciamo a trovare qualche altro, il tuo account, Raffaele Sarno, vediamo un po'. Che c'ha la salone di barba, che c'ha Raffaele Sarno? Ah, ecco, sì, è questo. Ti stiamo chiamando, è questo Raffaele Sarno? Sì. Ubi. Si è conosciuto. Vabbè, l'ho conosciuto, ma ho sbagliato a chiamare. Posso sbagliare ogni tanto? La volta a te di Gasbelli, che cavolo? Oh, come stai? Come stai, Raffaele? Mamma mia. Dica la canzone che volevo dire 4 mesi fa, la canzone. La canzone che volevo 4 mesi fa, mostra la margherita. Radio Show è un programma di intrattenimento per fare in modo che la gente stia bene e stia spensierata, questo è il Radio Show. Infatti Franco l'Americano sta aspettando, mo te la faccio sentire in diretta, Raffaele. Chiamo Raffaele, ecco.
eccola, poi ah, vero, eccolo, eccolo, Raffaele, Raffaele, scusa, mi abbiamo chiamato tuo cugino pensando di chiamare te. Sì, ho visto lo so, di senza capi, so di te, so di te, so ci sta Raffaele senza capi e poi quella donna Raffaele. Ma lui è più giovane di me, Vabbè, però io ho visto uno che correva, ha detto il tuo amico Frank l'americano, che è qui con me accanto, sì, che ha detto che lui corre. Io ho detto, ma ho visto una foto da corridore, so di te, ma vai sì. Poi mi sono sbagliato. Vado anche io. Mi hai risposto con Raffaele? Lo so, mi hai risposto Raffaele. Ma tu corri di più di lui? Sì. Non credo. Ma ieri sera, a Vittorio, ma ieri sera poi non mi hai chiamato. No, non ti ho chiamato più perché sinceramente ero impegnato per altre cose, ma ho preferito. No, ci mancherebbe. Raffaele, sappi che noi abbiamo una trasmissione elastica. Quando c'è un golf la faccio. Certo. Aspetta che ti vuole. Raffaele, c'è la neve a Milano, devo salire col camion a caricare il caffè. C'è da caricare. Aspetta che te lo faccio. No, a Milano no. Fuori, dintorni di Milano c'è la neve, a Milano no. Ma io allora, da Trana a Milano, dai che incontrano, Raffaele, ascolta. Dimmi, Vittorio. Ascolta, che poi che questo qua, se non canta, muore. È così, è come le signorine grandi che stai in attesa di giudizio. Allora, la nasciuta a carne, oggi non si copre. No, perché? C'ho un po' la gamba, c'ho un po' la sciatica, che non riesco a camminare bene. C'ho un po' infiammato la gamba. Né, la sciatica. Me l'ha dovuto mettere un pic de fuoco. Mettere un pic de voltarello. Quello che sto mettendo. Aspetta che non ti faccio dire il mio padre. Che mette la gamba? Prendo una pillola, fatti strofinare da tua moglie, che ti devo dire? Mi faccio fare il massaggio, va bene, vieni sopra, stamattina stavo a tramandare, io stavo a tramandare sopra, non capisci, ma che freddo fa, ma senti, Raffaele, hai sentito la poesia di San Nicola? Bella, veramente, mi ero appena collegato. Comunque, io dico, per chi si è collegato da poco e magari si è perso qualcosa, possono rivedere la diretta magari dopo, quando terminiamo. Quando la rimane. Poi potranno rivederla anche sulla pagina YouTube, quindi si può fare sia uno che l'altro. Se l'amico tuo è Di Meo che Felice Di Meo è un amico tuo, il vigile? Felice, no, Di Meo. No, ad altre vie sto. Di Trani. Dai, rintracci, come faccio a rintracci a me? Ha detto che... No, sai come ho fatto un lavoro della Madonna per trovarti a te? Questo, guarda, non devi fare mica tanta strada per trovarlo, Perché? Sta sempre in giro. Lo so. È come le ragazze di strada, questa è una ragazza di strada. Sì, una ragazza di strada. Ma Raffaele non c'è stamattina. Il co-conduttore sta in quarantena, sta a casa sua con la mamma. In quarantena. L'abbiamo messo in stand by, come si dice. Fai ma fa la colletta, se va a mettere la dentiera. Se va a mettere la dentiera, se va la colletta. Tu dire da nervosa. Senti, cantiamo la canzone per te. Dici che dopo una settimana, tre settimane che no, te l'aveva chiesto. Dopo quattro mesi. Massimo Ranieri, va bene. 20 anni, prima del lockdown. Lo so, a me piace Massimo Ranieri, lo so. Allora, ascoltala, non intervenire con la voce, perché adesso ti faccio ascoltare in diretta quello che farà e te la dedica direttamente il tuo cacantante Franco l'americano. Bravo Raffaele. Sei pronto? Allora, 20 anni. Prontissimo. Ascoltiamo 20 anni del nostro Franco l'americano che cacacanta, ma cacacanta nel senso che lui cacacanta per divertimento, noi lo facciamo solo per divertirci, però con il cuore. Sei pronto per ascoltare? Certo. Raffaele, allora buon ascolto, ti canta questa canzone. Vai, presto. Ok, grazie. Cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. La 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 la. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia.
Dai, Frank, sei tutti noi. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me. L'orgoglio dei vent'anni, piazzi ma di disse addio, e me ne andai verso il destino, con l'entusiasmo di un bambino. Franco Lodigiano! Credo che lassù c'era un sorriso anche per me. Quando lascio me che lassù qualcuno aveva scritto già l'amore mio per te e tutto quello che sarà. Io credo che lassù auguri a tutti gli ascoltatori. C'è Maggio, ce la fai, Raffaele, allora Raffaele, adesso in cambio tu ci canterai una canzone stando a casa tua mentre fai cappelli, sì, a qualcuno. Bravo. Senti, vuoi salutare tuo cugino? Vuoi salutare tuo cugino Raffaele Sarno che abbiamo appena sentito? Magari gli mandi un saluto visto che ci sei. Certo, me lo saluto mio cugino. Lo puoi fare da qui, adesso ti sta guardando, quindi vai. Lui mi sta guardando. Certo. Devo ciao andare. Raffaele. Lui mi conosce bene, siamo cugini, siamo. Ti saluta anche il nostro co-conduttore. Bello. Oh. Vedi questo come dire, collegamento con. Bello questo collegamento. Ci siamo rivisti. Hai visto? Mario dice che piove, a Trani piove. Atrani, sono tramandana. Raffaele Ricciardelli, il nostro co-conduttore, ha detto che ti saluta e ti voleva. Mi fa piacere. Ti voleva vedere, ciao. Quindi mi ha fatto. Poi lo chiamerò. Bene. Raffaele, che ci canti? So che canta, facciamo karaoke a casa, no? Vai, Raffaele. Poi cantiamo insieme, dai. Fammi venire in mente. Che da cazzo che mi mandi sto link, Raffaele. Ascolta, un attimo, fermi tutti perché vi devo spiegare. In videochiamata, qualche secondo di ritardo arriva. Quindi se io metto la musica di qua, arriva praticamente in secondo di ritardo e sembra che stai stonando o stai andando fuori tempo. Sì. Non è così. Però se noi andiamo in un'altra occasione, ci organizziamo in un altro giorno, per esempio il giorno 8 che è la festa dell'Immacolata, se il nostro fratello americano ci vuole deliziare della sua presenza, organizziamo la diretta la mattina, tu ci prepari la canzone, ma ce la canti con la tua base, che la canti da casa tua, va bene? Non ce l'ho. Come mi ricordo io, vabbè, facciamo così. È meglio, perché così avremo modo di sentire da casa tua la base e tu che canti sulla base da casa tua, ok? E noi la mandiamo in onda sulla nostra diretta. Ok. Va bene? Adesso mi dici qual è la canzone che vorresti cantare. Te la faccio cantare da Franco l'Americano. Sì, vai. Lui è il cacantante, quindi cacacanta. Ti ricordi? Oh, ma mandi sto link, tu hai grazie. Ma diglielo, che canzone. Non mi ricorda neanche. Non se ne è uscito la circolazione.
Allora, cantasti là in un bacio piccolissimo. Con un bacio piccolissimo di Mario Ricciardi. Mario Ricciardi. Okay. La canto adesso. La canta adesso. Io ti saluto, vatti a vedere la diretta e te la dedico. Ok, adesso passo in televisione. Va bene, ciao caro, ciao, a dopo. Ra. Grazie Raffaele. Ciao, saluti a Grazia. Un saluto ciao. A Grazia, ciao. Bene, adesso che la diretta è andata, abbiamo fatto questa cosa simpatica. Il nostro Franco l'americano, che è un cacantante straordinario, non sapete cosa vi sta preparando. Vi sta cantando una canzone di cui noi cantiamo sempre da una vita. Ormai siamo diventati professionisti in questa canzone. Questa siamo professionisti, eh? L'abbiamo cantata in birra. L'abbiamo cantata in birra al boschetto, l'abbiamo cantata sì. In occasioni svariate, sì. Al Rione in festa, quartieri in festa, abbiamo fatto un sacco di... Allora, questa canzone la dedichiamo ovviamente al nostro... Raff Sarno. Raffaele, e anche a tutti quanti per ballare, balliamo! Questa si può ballare, questa si può ballare perché è una canzone che si può ballare sia in versione mambo che in una versione molto più divertente. Siamo pronti, vai allora! Pronti! Ladies and gentlemen, parole! Vittorio Castellini presenta lo show, veloce! Vittorio Castellini presenta il radio show! Dai, Sara, canta, Franco, ore! Occhio alla pena! Occhio alla pena! Con un bacio piccolissimo, con le labbra che mi zucchero, con un bacio piccolissimo, e innamorare, io ti accompagnai, io ti accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me. Un lampione blu, una strada e tu, una strada e tu, e un po' di luna suggeriva a fare l'amore. Con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo. Non ti scordo più, non ti scordo più, e ti do del tu, e ti do del tu, e davanti a casa ogni sera resti con me, e resto con te, un lampione blu, un lampione blu, una strada e tu, una strada e tu, e al chiar di luna noi restiamo a fare l'amore. Con un bacio, con un bacio, con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, con un bacio piccolissimo, mi hai fatto innamorare, tu mi hai fatto innamorare. Ehi, parole, auguri, auguri a Vittorio Castinetti che presenta Radio Show, canta con l'americano, con un bacio piccolissimo, con le labbra più di zucchero, con un bacio piccolissimo, mi hai fatto innamorare. Non ti scordo più, non ti scordo più, e ti do del tu, ma dammi pure del tu, e davanti a casa ogni sera resto con te, con un bacio piccolissimo, con le labbra più di zucchero, con un bacio piccolissimo, mi hai fatto innamorare, tu mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, innamorare. Fatto innamorare, fatto innamorare. Ok, beh, abbiamo condannato. Attenzione, la Raffaele. Ciao ragazzi, siete grandi. Alfonso, buona domenica. Te Vittorio, Raffaele, il nostro Raffaele co-conduttore. Adosso, saluta l'amica del cuore che li voglio bene. Saluti a Caterina Leuce e Marianna Lomolino. Salutiamo. Ah, Marianna c'è? Sì, no, salutiamo. Alla saluto. Salutiamo, salutiamo, la salutiamo. Senti, questa canzone è a fare che la facciamo, facciamo perché mi piace. Beh, dai. Ci ti piace a te? Beh, siamo allegri oggi. Vai, vai. Vogliamo andare, vogliamo andare con l'allegria, la ragazza del mio amico, del mio cuore, sei tu. Chi è la ragazza del tuo cuore a te? Titti, l'amore mio. Ciao, amore. Sempre lei. La ragazza del mio cuore,
posso mai sempre tra la gente te ne stai sola, non vuoi uscire mai con me. E vai, e vai, vai. E dammi due baci, io voglio avere da te. Ehi, baci, solamente da te. Ehi, baci, per morire di fa. Yeah. Non mi dire più di no. Ehi, dammi due baci, amore. Dammi due baci, amore. Per tutta la vita, per un bacio ancora. Per un bacio ancora. Ogni giorno guardi gli occhi miei. Ogni notte sogno i baci tuoi. Vuoi. A un mio cuore stringenti vorrei. Vorrei. Ma solo non puoi uscire mai con me. E dammi, dammi, dammi. E dammi i tuoi baci. Io voglio avere da te. Ehi, hey, baci. E solamente per me. Baci. Per tu morire mi fa. Yeah. Non mi dire più di no. Ehi. Hey. Dammi i tuoi baci, amore. Dammi due baci, amor, per tutta la vita, per un giorno ancora. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non mi posso mai. Mai. Sempre tra la gente te ne stai, e solo non vuoi uscire mai con me. Ehi, dammi i tuoi baci. Voglio avere da te. Ehi, baci. È solamente per me. Ehi, baci. Dire di fa. Yeah. Non mi dire più di no. Ehi, dammi i tuoi baci, amor. Dammi i tuoi baci, amor. Per tutta la vita, per un bacio ancora. Ehi, vai, piccoli. Devo salutare anche il mio amico Alfonso, dai Alfonso, Cosimo, la signora Ninna, un saluto a tutti voi, fortissimi. Vai Vittorio! Beh, adesso che balliamo a ritmo di mambo, andiamo su! Ehi! Io voglio avere da te, è solamente per me, morire mi fai, non mi dire più di no. Ehi! Dammi i tuoi baci, amor, dammi i tuoi baci, amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita, per un giorno ancora. Per tutta, 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 tutta. Per tutta la vita, per un giorno ancora. E auguri a tutti gli ascoltatori. Bravo, e bravo. A tutti sì. Il nostro cantante. Vittorio Castinesi e Franco l'Americano. Bravo. Un auguri al signor Ninna, Cosimo e Alfonso. Salutiamo la famiglia Ninna. Il nostro amico Raffaele. Raffaele, il nostro, nostro negozio di. C'è da che sta decida. Firme. No, stop. Adesso. Buonasera signorina. E andiamo avanti. Ancora una cosa, lasciamo fare. Beh, continua, occhio alla penna, quando scrive, ci scrivo due, ci scrivo Marco, a tutti e tre. Signori, oggi siamo danzerecci. E euforici. Ehi. Buonasera. Siamo a buonasera. Quante le vogliamo di signorine? C'è la signorina Mario Riccardi. Bravo. Sei Lucana, go. Sì, Lucana, go. Ehi. Dobbiamo fare un'altra telefonata da prendere. Buonasera, signorina. Buonasera. Come bello stare a Napoli a sognare. A sognare. Mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo fa. Ogni giorno ci incontriamo camminando. Dove pare la montagna scende il mare. Quante cose abbiamo detto sospirando. In quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ha sussurrato amore e tavolo. Buonasera
say goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Americano, americano, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli a sognare, a sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sorregge la mia parte. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove parte la montagna scende il mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore caro. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Bene, sì. Pronti per andare a pranzo? Sì. E io lo so. Le 12 e mezza. A ciò si chiama giacca. Lo bracciolo squag. Super classico. Oggi bracciola. Vado a mangiare in casa di Raffaele Ricciardelli. Ah, tu pensi a braccio. Raffaele, ospita, ospita a Franco. La braccio anche a me. Vedi che sta arrivato Frank. Lei a me si è festa mai, la braccio. Aspettato. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e t'amo. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Vittorio Castinetti ha presentato Radio Show e ha cantato il nostro grande, grandissimo Franco l'Americano. Occhio alla penna! Senti, adesso dobbiamo concludere e dobbiamo salutare il nostro Raffaele co-conduttore, perché non l'abbiamo come dire inserito. Okay, però oggi Franco l'Americano è stato straordinario. Grande, e grande. Il nostro Raffaele Sarno ci ha fatto un regalo. Don Raffaele Sarno ci ha fatto anche un appello, che è stato un cugino, una poesia in dialetto francese dedicata a San Nicola il Pellegrino, il nostro San Nicolino, grande Nicola Dragonetti, e poi un saluto a Rachele che è il suo compleanno, a Felice Di Meo che è il suo compleanno, auguri anche stanno entrando direttamente a casa nostra, e mentre il nostro caro Raffaele co-conduttore si chiama Raffaele Ricciardello, si mangia, Raffaele, ma non so, ma lui non mangia, lui non a mangia. Proposito, lui mangia, si mangia maccheroni al forno oggi. Gide. Si ha detto Raffaele, e allora all'1 e 5 va, chiede, dai Raffaele, ti stiamo chiamando e vediamo un po' se riusciamo a chiamarlo. Che dici, proviamo a chiamarlo Raffaele Sarno, Fat Lombeck di Caffè Svevo. No, Raffaele. Raffaele Sarno. Prima di salutare, fammi fare un po' di saluti a chi ha collaborato con noi. La Giusi della stazione a Trani in piazza 20 settembre. Poi Isabel di Tutto di Più in via Postumi Andrea Trani, straordinario Giuseppe Leone. Ancora Delta Informatica, Nicola De Lucia, salutiamo e ringraziamo. Poi ancora salutiamo e ringraziamo Lusmail, straordinario Lusmail, il nostro Mimmo Ferreri, salutiamo anche Svevo Caffè, il buon caffè da bere e da gustare. Signori, abbiamo quasi completato, dovremmo finire con Cia 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 Midley, visto che il nostro Raffaele è con noi, che mangia maccheroni, Raffaele? Che mangi oggi maccheroni, Raffaele? Arriva del tardo, Raffaele. Io stai dormendo. Rispondi, Raffaele, stai a dormire? Faccia di tripoccolo. Maccheroni al forno oggi. Bene, Raffaele, sta arrivando Franco l'Americano a luna, prepara un piatto per lui. Hai capito? Ma
qua la mummia. Non ancora, devo mangiare. Che mangi, buon appetito. Senti, mi dici il menù di oggi, maccheroni al forno e poi... Maccheroni al forno. E poi? E poi? La braccia, sì. Stamattina attento, ci cacciavamo un po' frullato, sono portato un po' frullato. Stai la braccia, Leoscio. La braccia, c'è nickname. Stai la braccia, Leoscio. Allora. Raffaele, vuole sapere, Franco, sta la bracciola? No, sta, sente, solo che sta... Quattro cozzole! Le cozzole? Non le cozze, non le cozze pilose. Le cozzole, le cozzole. Cozze nere! Cozze nere per te! Non è bracciola! Ho comprato stasera, Raffaele non c'è! No, no, no! C'è brutto, mamma mia, è brutto forte. Ehi, mostra, ma fa la colletta con le dita. Senti, noi stiamo facendo la colletta per metterti i denti nuovi, va bene? Cozzole! Cozzole! Senti, vuoi fare la chiusura della nostra trasmissione? Fai, Vittorio Castiglione ha la... presentato... Che il mio cuore lo sa... Raffaele, fai la presentazione finale. Vittorio Castiglione ha presentato... E ci mandi una magia. Beh, fai su. Vai. Metti la mascheri. Aspetta, silenzio. Che deve... Sta ascoltando. Siamo pronti con la sigla? Sì, Cigia! Partiamo con la sigla, dai! Stiamoci, muoviti! Vittorio Cassinetti ha presentato Radio Show co-condotto da Raffaele Cacacanda Franco Americano con la partecipazione del Barone Giratore. Alla prossima, ciao! Che ti è fregato un posto! Ciao Raffaele, buon pranzo! Ciao! A te bene, buona giornata! L'abbiamo salutato, buon pranzo a tutti! Maria Curci, si sono divertiti tutti, dai, veramente, è stata una bella trasmissione! Ma oggi è stata divertente, oggi ti sei divertito, Frank? Sia intonazione, sia non lo so che cosa è successo. Ma oggi proprio era proprio, si sentiva, era in forma! Oggi il nostro Franco l'americano, cacandante, non era cacandante, era cantante. Saluto Ornella, saluto mia zia, grazie Teresa, zia Michele, saluto da parte di mio padre Nicola e saluto ovviamente a tutti quanti. Grazie per aver seguito. Beh, adesso che facciamo? Un bel midley, che dici? Vai. Facciamo un midley. Un onore a... che è napoletano per caso. Napoli vuoi? Un Napoli? Sì, vuole il Napoli, vuole il Napoli. No, vuole. Vuole il Napoli. E sto povrietto di Nicola Casinetta stamattina, una canzone. No, allora, perché andiamo, andiamo con un Napoli Midley, Midley Napoli, un Midley Napoli, vediamo un po' che cosa... Ecco, io penso, ecco che tanto per, io l'ho fino una serie mangio, però sempre, vai con Midley. Io lo so che non ci sta, però io preferisco fare qualcosa di più allegro. Per la serie mangio, diciamo Suon, Cosimo, ma si era sbigliato Cosimo Tota. Mo se me è un figlio che stava senza settimana. Alessandro, che sta a fare? Alessandro, stava a settimana. Dove stava? Nuova colla. Stava a settimana. Beh, usciamo a giro o ti date? Allora, ce ne siamo. Ho fatto edizione straordinaria. Va bene, scanta Napoli, te l'abbiamo preparato. Senti, questa non era la, era un mashup, Va bene, vai signor Vittorio, che oggi sono cannelloni. Ah, cannelloni? Sì, io vado sul Napoli, vabbè, andiamo sul Napoli così. Domani cece cozze. Beh, colì, ti faccio saltare dalla sedia oggi. Oggi ti faccio saltare dalla sedia. Che mai? C'è da. Siamo pronti? Qua, c'è. Con questo midley vi salutiamo e vi ringraziamo. Ci andiamo tutti quanti al ritmo di Tarantella. Saluto il palumello. Palumella, son bevola, amo stare nella via. Non fermata con la via, vola sonda, a che la là. Ma c'è la dicera, che è l'amore.
Palomba mia, palomba mia, dice il tuo, facendo dice la, hai amore. Palomba mia, dice il tuo. Uè, uè! Ehi, ballate a casa, organizzate. Ballate e beate di pa, all'ombella, alla buona, alla rosa di sto cuore. Non ci sta chi per lo sole che t'avesse da piacere, facendo dice che hai un amore, palomba mia dicendo tu, facendo dice che hai un amore, palomba mia dicendo tu. Uè, uè. Fate la quadriglia, salutiamo i palomini, 40-50 anni fa, ricordo. Gran discesa, la casarella, pintata rosa, un groppa gamba d'ora, gloria a te, piccerella, lo sponso a sponso, ogni volta la fame è per te. Tuppe, 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 mi ritirasse, tu me partite, me la rapì. L'amore è facile, tutto difficile, se da succedere, succederà. L'amore è facile, tutto è difficile, se da succedere, succederà. L'amore è facile, tutto è difficile, se da succedere, succederà. Quadriglia. L'amore è facile, tutto è difficile, se da succedere, succederà. Basta che ci sto solo, che c'è il basso mare, che ha avuto, 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 e chiarà. Ma questo modo è crescita, tazza che è parita, sotto il rito zucchero e coppa resina. E tazza che già girà, e tazza che già girà, la tazza coppa, tazza che è la carina. Ehi, non mi sapere che se non la vite, facita sempre faccia amareggiata. Ma voi quanto è più brutto non facite, più bella che mai va presentate, io donna saccia mi magnugite. Ehi! Ma così modo è frigida, tazzica del parite, sotto il tenito zucchero e coppa la resina, la tazzica già mi dà, e tazzica già girà, la torcia sotto la tazza, ma la tazzica mai mi dà. E state che già butà, e state che già girà, e oggi sotto zucchero e la tazzica già girà. Oggi fresciolo, ma che non ho pure, che hanno di mangiare la mamma che l'ha fatta, ma la mamma che l'ha fatta. Sì, sì, vuoi sapere che c'è un faggetto, vuoi sapere come faggetto, vuoi sapere come c'è un faggetto, vuoi farti carne bella, che fa stacchi carne bella, tutta quella che ha fatta, tutta quella che ha fatta. Insieme. Scende rose capucciate, dinna latte rovesciate, latte rose, rose latte, la facette troppo fatta. Non c'è bisogno a zingare, farmi una cugina. Saluta cugina. Con la matta mamma, te lo saccio meglio di te. Ehi! Cosimo, sei scusato per il ritardo, tanto sappiamo che anche sei uno con i dettagli. O banale dire vive, tutte bravo le giardine. Me zucchero e casella, non basta sta bocca a terra. Non c'è bisogno a zingare, bambini la luce. Cosa fatta, mamma, te lo saccio meglio e te. Ehi, ehi, ehi! Fricche, fricche d'arriva! Salutiamo anche Cosimo! Ricca, ricca la riuva, ricca, ricca la riuva, ricca, ricca la riuva, ricca, ricca la riuva. Bomba, pezzo pega, carne quando capega, carne quando capega, lo spatto ancora. Dimmelo tu che hai chiesto, dimmelo tu che hai chiesto, dimmelo tu che hai chiesto, che la lavora. Sì. E scavora io e la e dicendo la ma noi siamo fatti a mare e stiamo ora io e la e
ti c'è la mamma tua, se ne voglia amarla. Grazie a tutti, arrivederci, buona domenica, è stato bellissimo, ci siamo divertiti. Quando ci sentiamo? Quando ci sentiamo? L'8, il giorno 8 faremo un'altra diretta radio show come questa, organizziamoci tutti quanti, collegatevi sulla pagina di DJ Vittorio Cassinesi. Ciao. Grazie. Amici, grazie. Ciao. A Prendo l'Americano, oggi è stato di lusso, oggi. Ma... Sempre. No, oggi di più. Oggi... Sempre. Oggi di più. Sempre. Di più. Stavo oggi, in oggi era, oggi stava... Stavo in vena, stavo ciao in vena. Amici. Ciao.